qualcosa di... Questo violino, il suo incontro con Marco Del Cielo, che è nipote del proprietario dello strumento. Vale, già. Da anni conosco Marco Del Cielo, frequentando la comunità ebraica. Un giorno mi disse che ne ha in casa un violino di suo nonno, che ormai in pessime condizioni, un violino che fu trovato e poi suonato dal suo nonno, violonista, nel campo di Buchenwald. Poi all'insegna di una bella collaborazione con la realtà studentesca delle consulte territoriali della Lombardia abbiamo avviato una serie di spettacoli partendo da Cremona, dove abbiamo avuto l'occasione, la fortuna non soltanto di esibire con il nostro spettacolo che prevede la partecipazione attiva dei ragazzi, ma in quel caso anche con la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, che ha con molta gentilezza e cura hanno preso in mano in modo laterale proprio questo violino, preparandolo già ad una breve esecuzione in quello spettacolo, e adesso dopo un approfondito lavoro, dopo quasi 2 anni di lavoro loro, possiamo risuonarlo, darlo di nuovo la sua anima in uno spettacolo che di nuovo è organizzato dalla stessa realtà studentesca, in un grandissimo spettacolo che verrà esibito il 22 gennaio alla sera per il pubblico adulto, al mattino per le scuole, al Teatro del Verme di Milano.